Amici ludici, abbiamo superato 45 minuti di titoli, da quelli più ciofeca, altri già molto molto belli, interessanti, ma è ora di spostarsi al gradino più alto, è ora di vedere insieme i 7 giochi più belli che ho potuto provare in questo Gioca Hostel 2021 e finalmente fare anche tutti i ringraziamenti del caso, perché sennò veramente veniva un video di 2 ore, non lo so, lo scoprirò alla fine del montato di questo video. E dunque, per evitare di fare una doppietta di video di 3/4 d'ora l'uno, procediamo subito con la posizione numero 7. Ah, ricorsi della storia ludica. Anche questo titolo, un po' come già successa per The Crew che abbiamo visto nella parte precedente di classifica, ha diviso nettamente le opinioni. Da una parte quelli che dicono ma è veramente un gioco così bello come dicono ai premi e tutto, quando non so nemmeno dire se secondo me si possa classificare come gioco da tavolo in senso stretto, e altri invece che dicono capolavoro, capolavoro, applausi. E poi, come sempre, in mezzo ci sono io a dirvi non so se effettivamente si possa classificare propriamente come gioco da tavolo, però un po' capolavoro lo è. Preparate a strizzare i vostri occhi come se ci fosse caduto dentro lo shampoo al succo di limone, perché stiamo per parlare di Micro Macro Crime City, titolo che anche ha vinto premi nella recente storia ludica e che però è difficile da andare a incastrare in un genere specifico. Infatti, più che parente di un gioco da tavolo investigativo, quale comunque dovrebbe essere, si avvicina di più ai tavoloni disegnati di Dove Wally, Where's Waldo, dove dobbiamo cercare omini nascosti in disegni pieni di gente, tutti vestiti più o meno con gli stessi colori e tutti nello stesso modo. E addirittura può avere delle affinità, dato il suo bianco e nero, l'ho sentito dire questo, ma lo ammetto, io ci ho pensato pure io, al corvo parlante della settimana enigmistica, sto beccuto essere che parla sempre quei pezzi di frasi a caso e poi bisogna andare a cercare in quale quadro il tizio di A3 si è perso l'anello della doccia che per motivi strani è finito nel cruscotto della macchina di uno in B12 che se l'era rubato perché gli piaceva tanto. Qui invece ci troviamo di fronte quindi a questa grande mappa che ha proprio la consistenza e la grandezza di una cartina stradale, di quelle che trovate al punto di informazioni delle più prestigiose città d'arte italiane e non, e è rappresentata un'intera città. Questa città è popolata di minuscoli omini tanto simpatici e pucciosi quanto psicopatici, assassini, malevoli, infamoni. Davvero in questa città succede un crimine ogni 38 secondi, roba che al confronto Cabot Cove è il paesino allegro dei Teletubbies. E qua però starà la parte interessante e anche intelligente di Micro Macro, e cioè che partendo da una certa situazione sulla mappa che ce n'è data da una serie di carte, ogni caso sarà composto da un certo tot di carte, quindi sì, è un po' anche un legacy, come piace tanti di voi da casa, dovremmo andare a cercare questo primo indizio, questo primo momento della vita di un certo personaggino sul mappone, per prenderlo a ricostruire mano a mano, andando a osservare sempre più parti di mappa sia vicine a lui che anche più lontane nei casi più complessi, aiutati dalle carte che ci indirizzano verso il cosa dobbiamo cercare, tipo proviamo a scoprire perché è morto, proviamo a scoprire chi sia il suo assassino, proviamo a capire se quello che ha avuto è stato un incidente vero oppure no, oppure quale sia la storia di un altro personaggio che può essere a lui legato. E questo perché sulla mappa sono rappresentate le cose in un punto di vista atemporale, e quindi noi possiamo andare a vedere tutta la sua storia. Vediamo che questo omino che viene pugnalato a sangue, però poi poco vicino vediamo che lui ha camminato e per
partito da casa, ha preso la bicicletta gli è stata rubata, poi magari lui che ha rubato la bicicletta, e quindi facendo il percorso all'inverso dall'altra parte andremo a vedere che questo altro minore è presentato più avanti con il coltello in mano, poi che compra il coltello e poi vede uno che gli ruba la bici e lo insegue. Ecco, questo per fare un esempio che non esiste, ma per non spoilerare niente del gioco. Però devo dire che fa molto più riflettere di quello che pensavo. All'inizio poteva essere anche la mia idea, quella di un semplice vabbè, devo trovare i dettagli e a posto. Invece no, intriga, riesce a appassionare, riesce a farti venire voglia di capire come possa essere interessante raccontare una storia solo tramite delle immagini, anche se piccolissime, minutissime, perché ne infilate veramente talmente tante che ti danno una lente di ingrandimento in omaggio se hai già qualche problema di decimi di vista. E riuscire a andare a ricostruire la storia di un personaggino buffo che sembra in un momento trovato così a caso come quello in copertina con un simpatico palloncino a forma di cuore in mano, e che invece poi nasconderà chissà quali anche storie tragiche dietro di sé. È una cosa molto interessante. Appunto, non so se definirla gioco da tavola in senso stretto, perché sì, ci sono le carte con le missioni e lo scopo è riuscire ad arrivare all'ultima per aver chiuso tutta la storia del personaggio. Però è quasi più un gioco narrativo senza parole, è un gioco di colpo d'occhio basato appunto su questo cartinone gigantesco, perché la cosa bella è proprio trovarsi anche in un paio di persone, anche in tre o quattro, ognuno prova a guardare sulla mappa per capire se vede qualcosa di più, se rivede lui, e di solito si crea questa familiarità del tipo eccolo qua, simpatico, quello che fa lo annegano, ecco. Questa situazione tipo di micro macro. Quindi sì, non so se definire in senso stretto gioco, e forse uno dei suoi difetti più grossi lo ha nel suo essere così bello che si vorrebbe sia rigiocabile, quando così non può essere per sua natura, e anche soprattutto perché forse il prezzo probabilmente è un po' intenso per quello che il gioco dà. E poi questo cartinone anche di materiale non propriamente plastificatissimo, e che mi ha dato un po' l'impressione di strapparsi con lo sguardo, e siccome fanno sguardi molto intensi dovremmo fare attenzione al proposito. Numero 6. Nuova Luna, a.k.a. Uwe Rosenberg scopre il magico mondo delle combo. Buon Uwe riprende in toto paro paro il sistema di presa di pezzi di Patchwork, e che ci porta quindi a riflettere se prendere o meno un pezzo che servirà alla nostra collezione o no, sapendo che quelli più importanti però ci faranno consumare molto più tempo e quindi molti più turni magari prima che ritocchino a giocare, perché giocherà sempre l'ultimo rimasto del percorso, e nello stesso tempo oppure prendere qualcosa che ci dia un po' meno, ma che noi dobbiamo essere in grado di incastrare nella maniera giusta nel nostro schema, e che ci permetta magari di fare pochi passi e quindi di prendere già subito una seconda carta tra le tre disposizioni davanti alla nostra pedina. Come sono questi meccanismi di combo? La roba più semplice e banale della storia, dei quadratini che fanno punti se toccano altri quadratini, e su ogni quadratino c'è uno schemino o più che indica quali siano le condizioni per cui questo possa essere chiuso. Prendiamo il nostro gettone, lo mettiamo sulla condizione di chiusura una volta effettuata ed è a posto. Ad esempio, se sulla mia carta ho due palline gialle e una rossa in uno dei suoi tondini, vuol dire che quella carta dovrà essere toccata da due quadrati rossi e uno giallo in maniera ortogonale. Attenzione, due rossi vuol dire sia due rossi vicini, ma anche un gruppo di due rossi che si tocchino già tra di loro. E qua è una parte fondamentale delle giga combo di Nuova Luna. Gioco asciuttissimo che si spiega in 5 minuti e che vi porta già nel mondo del se metto quella carta lì, poi dopo riesco a chiudere quella, poi quell'altra, poi vediamo, però poi me ne prendo un'altra, quindi forse devo aspettare, prendere ancora una, poi non ci sono più carte, ne prendo ancora una, no, rifillo, via, va bene, no, aspetto che rifilli quello dopo quando sarò obbligato perché non ci sarà proprio più nessuna carta sulla plancia, no, ecco, è questo genere di gioco. Ora, se da una parte la sua grande asciuttezza lo rende secondo me un titolo veramente alla portata di tutti, molto interessante, poi
A tanti piace anche tantissimo l'aspetto estetico, perché i disegni sono molto belli, anche in giochi in cui non servirebbero praticamente a nulla, è un astratto puro e totale. Però me dicono poco, o meglio, questi disegni con la luna che fa le facce, quelle cose che vendono anche in giro da appendere in casa, mi fanno sempre un'inquietudine grottesca, pazzesca, non so perché, sembra un trauma da bimbo, non so, comunque. Vabbè, tolto questo, di per sé il gioco è semplice, veloce, interessante, ha forse però una piccola pecca dalla sua, e cioè che andare a fare queste combo in tanti casi è talmente facile che risultano anche fortuite, cioè io metto una tessera e dico, ah guardate che mettendola lì riesco a chiudere quello, quello e quell'altro, se sono bravo me lo sono un po' precalcolato, altrimenti si crea un po' di divario tra cerco quel pezzo esatto che mi permetterà di fare 18 combo e magari non riuscirò a prenderlo mai, oppure boh prendo un pezzo a caso e ne chiudo due che manco avevo visto io, e quello forse è un po' la disparità di Nova Luna, che è un peccato perché io lo metterei fin qua sopra in classifica perché è veramente divertente, veramente simpatico, però appunto ogni tanto saltano un po' fuori queste cose e potrebbero dare fastidio durante qualche partita. Numero 5. Torniamo in Oriente, torniamo a parlare di deduzioni, torniamo a parlare di comunicazione senza poter comunicare le cose in senso stretto, e tutto ciò è Yokai, io pensavo Yokai Watch, vecchia serie dei Pokémon dell'Eurospin, mamma mia, gente mi mazzuola, però no, si tratta di uno di quei giochini piccole così, un po' sulla scia, perché poi è un'altra cosa, però di Shy Monsters, ovvero di quei titoli che con pochi pezzi riescono ad avere una profondità assurda. E questo Yokai semplicemente che cos'è? È una sorta di memory deduttivo alla stragrande, in cui noi avremo una serie di tessere in cui dietro si nascondono questi yokai, che sono spiriti di cui è meglio che non vi parli, se no farei solo figure di ignoranza in tema, e che dovremmo cercare di ordinare tutte dalla stessa parte, cioè molto più banalmente tutte le carte rosse che si tocchino da una parte, le blu dall'altra, le verdi dall'altra, e avanti così. Ma quali sono i due problemi che rendono la sfida così interessante? Il primo è che nel nostro turno potremo vedere due carte di nascosto, ma non potremo dire a nessuno quelle che abbiamo visto. E la seconda grande problematica è quella che dovremo per forza muovere una di queste carte in un altro punto del gruppo di carte stesso, evitando che si spacchi in due parti. E quindi dovremo fare molta attenzione a comunicare con la nostra mossa già qualche cosa, tipo guardo due carte vicine, non le tocco e ne muovo un'altra, potrebbe essere un indizio sul fatto che siano entrambe dello stesso colore. Il gioco ci permette poi di dare qualche mini indizio ai nostri colleghi al tavolo, ma dovremo fare molta attenzione, perché dare questi indizi vuol dire anche chiudere il tempo limite della partita in cui dovremo decidere tutti di comune accordo che siamo riusciti a idea a aver chiuso. Il fatto è che queste carte che danno gli indizi possono avere sopra un colore solo di una carta, o due o tre, e quindi si avrà una vaga idea spesso e volentieri di quale possa essere il colore della carta che è stata indiziata, senza contare poi che quella carta indiziata viene bloccata lì per il resto della partita e nessuno la può più muovere. E il problema grosso sta anche in questo, che ogni tanto avremo bene in mente qual è l'ordine dei colori e delle posizioni delle carte, ma che non riusciremo a muovere nell'ordine giusto perché ci siamo troppo scombinati con le mosse precedenti, o perché spostare la carta giusta al posto giusto crea di fatto la separazione in due parti e quindi non si può fare, quindi dovremo spostarne una che non ci serve per una che ci serve nel numero limitato di turni che ci sono. Quindi veramente la profondità con qualche carta e con anche la possibilità mano a mano di complicare le missioni, un po' come in The Crew. Quindi ad esempio andare a dire guarda che adesso bisogna che due colori siano necessariamente vicini, ma questa informazione la sa solo uno dei giocatori al tavolo, e avanti così. Poi ovvio, quando si complica veramente nei modi che abbiamo detto, lo fa di brutto e lì ce l'ha anche un pelo di fortuna. Però
non è quello che va a inficere così tanto poi l'esperienza di gioco. Dà sempre quel sottile senso infame del giriamo tutte le carte che ce l'abbiamo fatta e ce n'è una nella posizione sbagliata e uno si straccia i capelli e i peli del petto e poi li butta alla folla attorno di quelli che passano al giocaosta che si chiedono cosa state facendo, vedete, stiamo perdendo gli yokai, io rosichiamo, bene, tirate, ecco, è un po' quello poi anche il divertimento del gioco, però il riuscire a incaponirsi così tanto da dire no, proviamo a fare un'altra partita perché questa non è riuscita bene, proviamo a fare un'altra partita perché l'ultima volta ci siamo persi in quel punto lì ma non ci perdiamo più adesso. Quindi davvero, tattica e studio magistrale delle mosse da parte dei giocatori, magari estremamente stretto, però veramente molto interessante e molto bello e da provare in compagnia, quindi ve lo consiglio col cuore. Numero 4. E torniamo dopo Jurassic Park a parlare di giochi ispirati a film, ma non nel modo che credete voi. Eccovi là, tutti gli infami a dire ma Tux, ma non esiste un film che si chiama Primo Contatto e che parla degli alieni che vanno a parlare con gli antichi egizi. No, però se facciamo un giusto mischione, in sostanza è il tema base di Stargate misto in maniera clamorosa ad Arrival di Villeneuve, perché questo, in buona sostanza di gameplay, è il gioco di Arrival di Villeneuve. Tutto il perno del titolo sta infatti nella comunicazione mediata tra alieni e esseri umani, dove da una parte gli alieni chiedono delle cose agli esseri umani, gli esseri umani cercano di far vedere agli alieni delle cose per riuscire a imparare la loro lingua e utilizzarla loro stessi per comunicare. Cioè, credo che questo sia uno dei giochi più belli dal punto di vista di costruzione della comunicazione, che fa vedere veramente come possa essere possibile la ricerca di un linguaggio comune tra due popoli distanti, in questo caso non è una metafora, anni luce tra loro, per poi riuscire a trovare dei punti comuni. E anche lo stesso meccanismo di gioco si lega a un sistema di vittoria che non ho mai visto prima. Infatti, dopo giochi di squadra in cui una vince e l'altra perde, questo è il primo gioco in cui si gioca in due squadre, ma il vincitore sarà uno per entrambe le squadre. Però se non si collabora tutti assieme, nessuno ha la minima speranza di vincere. Provo a spiegarvelo un po' perché sennò è veramente difficile farvelo capire. Come funziona? Ogni giocatore ha una sua tesserina che per gli alieni ha una serie di simboli legati a alcune parole chiave tipo giallo, animale, vivo, grosso, autotreno e parole così che usiamo per indicarne tante altre tutti i giorni. Invece gli esseri umani avranno semplicemente degli schemi vuoti. Nel turno degli esseri umani dovranno girare delle carte in una struttura 5x5 consimile a quella di Nome in Codice, con sopra vari oggetti dell'era egizia, per cercare di provare a chiedere agli alieni come si scrive, quale sia il simbolo per indicare un certo concetto, che può essere tipo appunto rotondo, quindi girerò il pallone, la faccia di uno, non so, l'anello, cespuglio che mi sembra rotondo. Se dall'altra parte non ho capito che io sto chiedendo loro il concetto di rotondo, allora faranno sulla loro tavoletta il simbolo che rappresenta questo. Bene, quindi noi ce lo appunteremo e anche gli altri giocatori si hanno aguzzato l'ingegno. Dopodiché starà agli alieni provare a chiederci qualcosa che può essere tipo grande, vivo, arma. Noi diciamo, ma che cacchio stai chiedendo? E poi ci renderemo conto che magari abbiamo sbagliato a intendere alcuni dei simboli. Quindi più saranno bravi gli alieni a dare indizi su ciò che stanno chiedendo, più sarà comodo per noi umani riuscire a sapere cosa dare loro. Perché una volta che l'alieno avrà fatto la sua richiesta sul tabellone scritto, tutti quanti gli umani proveranno con una crocetta a indicare l'oggetto che lui vuole e quelli che avranno azzeccato riceveranno un gettone della
divinità aliena in premio. Il gioco termina quando una divinità aliena è stata soddisfatta in tre delle sue richieste, sì, perché ogni alieno, ogni giocatore alieno ha suoi propri oggetti da far indovinare, sempre in uno schemino tipo nome in codice, quei tre colori, e nello stesso momento vincerà tra gli esseri umani quello che avrà guadagnato il maggior numero di gettoni, cioè quello che avrà fatto capire più oggetti per ingraziarsi le divinità aliene. Quando poi ci possa essere una parità tra giocatori umani, vincerà quello che sarà riuscito a realizzare il vocabolario più grande e corretto. Quindi si andrà a verificare con quello degli alieni se i simboli corrispondano e da lì tutto il resto. La genialità di questo gioco è enorme, però ha anche dei suoi difetti e quindi è difficile riuscire a parlarne in un modo preciso. Perché in sistema di per sé è originalissimo e funziona molto. Chi dice è un nome in codice che non ce l'ha fatta, da nome in codice ha solo lo schemino per indicare le carte 5x5, con il resto non condivide quasi niente. E nello stesso tempo però dà un po' l'idea, non lo so, avrei una sorta di critica simile a quella di Color de Paris. E dice, ma come? Giochi diversissimi, lo so. Cioè, è un gioco che dà, ma che vorrei desse ancora di più. È talmente bello in alcuni suoi punti che vorrei fosse ancora più complicato, ma so che questo renderebbe praticamente ingiocabile. Cioè, pensate a un concept fatto così, in cui ogni singolo simbolo io lo devo andare a decodificare. Viene una partita di 3 ore e mezzo che puoi giocare solo in sé dall'altra parte a fare gli umani, ai tre antropologi studiosi di Sumero e Tita, che sono già abbastanza bravi a decodificare delle cose. Cioè, quello è il problema. Però ammetto che il tema egizio ci sta per i simboli, per come sono disegnati e per il fatto che è giusto dare una tematica limitata, anche se da quello che so è uscita anche un'espansione con il Medioevo, con altri oggetti, quindi potrei anche stare parzialmente zitto su queste cose, ma in ogni caso il problema era un po' quello, cioè a un certo punto mi dà un po' l'idea di gioco in cui intrarisolvo i vari simboli sapendo già cosa girare. È vero che gli oggetti sono tanti, però riuscire a comunicare cibo, riuscire a comunicare vivo è abbastanza facile, rotondo. E quindi probabilmente va capito solo con più partite, cioè almeno più di 5 o 6 partite, per riuscire a vedere se effettivamente questo sistema regga o no, e vedere cosa succede anche con l'espansione medievale, per capire se lì appunto ci sia quel popò di profondità in più che lo renda veramente un titolo degno al 100% della posizione, tra l'altro quarta posizione in classifica, che forse fosse già uscito così con la parte in più lo avrei anche portato almeno ai 3 scalini del podio. Per ora ricordiamocelo come un gioco in cui la comunicazione è realmente tutto, e vi dico, andate a provarlo perché è veramente qualcosa che non avete mai visto. E soprattutto, se vi è piaciuto Arrival, ve lo dovete comprare adesso e basta. Numero 3. Ah, giungiamo alla top 3. Maledizione, aiuto. Questo posso provare a dirvi, amici da casa, perché questa top 3 è complicatissima. Si tratta di 3 giochi che mi sono piaciuti davvero un sacco, per i quali fatico a trovare dei difetti veri e propri, e non so realmente come riuscire ad ordinarli, cioè veramente qua la sfida sarà fatta a colpi di peli del petto, quelli che abbiamo tirato ai volontari del gioco vostro mentre giocavamo al gioco di prima che vi ho raccontato. Ecco, mi trovo in questa situazione, quindi lo faccio come disclaimer, metto le mani avanti, sarò una brutta persona nel farlo, ma almeno sarò onesto nel dirlo prima di partire con la top 3. E a questo punto, alla terza posizione, un titolo che vince in semplicità, ma soprattutto in eleganza. Eleganza ed immediatezza sono infatti le due componenti chiave e belle di Project L. Ho fatto anche la rima, guardate quanto sono stilnovista. È una versione concettuale del Tetris, per il quale vi descrivessi il gioco, scommetto che tanti da voi da casa mi direste, ma Tux, ma terzo posto del gioco a host è tutto qua. Aspettate.
Infatti, molto brevemente posso dirvi che è un gioco di tetramini, cioè i simpatici blocchini del Tetris, che vengono utilizzati per riempire delle forme vuote di quadrati o comunque forme buffe 2D più o meno simili tra loro su delle carte, e chi ne ha riempiti di più ha fatto più punti e ha vinto. Invece, grazie, quindi... E quindi tutto sta nel sistema, però, in cui andremo a riempirle, perché non avremo a disposizione tutti i pezzi da cui dobbiamo affannarci a metterli sopra prima degli altri. Non c'è la destrezza, c'è solo gran ragionamento. Noi partiremo da un pezzettino piccolo così, da un quadratino singolo che tiene un solo spazio, e poi mano a mano potremo decidere se evolverlo oppure se andare a prendere delle tessere che una volta riempite ci regaleranno degli altri pezzi che potremo decidere di evolvere, di trasformare in pezzi dello stesso tipo o di devolvere in pezzi più piccoli, perché magari in certi casi il pezzone grosso non mi serve a niente, anzi mi è solo di ostacolo. Man mano pescheremo alcune di queste carte da completare e dovremo cercare così il giusto equilibrio di pezzi per riuscire a riempirli il più velocemente possibile e fare punti. Una volta che una delle due colonne di tesserone da riempire si sarà esaurita o quasi, la partita andrà a finire e si conteranno i punti. Ma prima ci sarà una sorta di scarico di tutti i pezzi che ci sono rimasti su queste carte, che potrebbe portarci dei punti negativi perché non abbiamo fatto per tempo. Quindi bisogna anche fare attenzione a questo aspetto. Dopodiché si conterà e poi ci sono tutti i modi per cui si calcola il punteggio. Però vi devo dire che già dalla scatola vi dà l'idea di mettervi in collezione una sorta di profumo di tipo L'amour ludique di Giorgio Armani, sa un po' di quello, cioè sta, mamma mia, eleganza incredibile con sta L un po' piegata, tutto un po' traslucido, che è una roba... Però, tolte queste cose raccapriccianti, vi posso dire che è un titolo di quelli che sono così semplici da risultare banali a prima vista, ma che non lo sono affatto una volta provati e giocati. Sì, potrebbe avere un po' di ripetitività di partita in partita, perché in fondo le tessere sono più o meno quelle, ce ne sono tante e l'ordine in cui compaiono cambia anche di parecchio la partita che stiamo facendo. Però, tutto sommato, è veramente un gioco, questo sì, zen, che rilassa la mente ed è come se la defraggasse, no? Una volta che l'hai giocato, anche magari arrivi che sei stanco da casa, oppure hai fatto 200 partite e dici non riesco a farne altre, come faccio? Fai una partita a progettelle, il cervello rimette a posto anche i suoi pezzi e fa, ah, ma aspetta, ma allora... anche vi sorprendete voi stessi e dite ma mi ricordo ancora come ragionare, il mio cervello allora funziona ancora in qualche modo, meno male. E quindi è un gioco che vi aiuta a rimettere in moto il cervello, di questi tempi non può che essere propriamente utile oltre che bello. Numero 2. Arriviamo per la terza volta in questa serie di video a parlare di giochi da tavolo tratti da film, con la differenza che in questo caso questo gioco ci insegna che se uno si impegna questo procedimento può venire dannatamente bene, santi Dio, quindi si può fare, si può! Dopo anni di Monster in a Box, voi non sapete la contentezza che ho nel cuore nel vedere un gioco ambientato bello, che funzioni. Magari non può essere la cosa più originale del mondo, ma funziona, ma è divertente, ma le componenti e le azioni che vai a fare sono legate al tema, al film di cui si vuole trattare. Oh Dio santo, sì! Grazie Ravensburger, grazie al signor Jacopetti e Prospero per andare a aver realizzato Lo Squalo. Io ne avevo già sentito parlare molto genericamente, ho voluto provarlo e ho detto wow, questo è il film di Spielberg da tavolo, ma soprattutto a livello ludico sono due giochini deduttivi veramente niente male. Nella prima parte del gioco ci troveremo infatti di fronte a un isolotto con le diverse spiagge in cui tanti bagnanti andranno a fare il loro bel bagnetto domenicale, non curanti del fatto che uno squalo di queste dimensioni, non riesco neanche a farlo con le braccia,
popola le acque dei mari e si avvicina per mangiarsi, ma loro, vabbè, dai, fake news, figurati, e infatti vengono proditoriamente massacrati, facendo la fine del buffet freddo. La cosa divertente è poi che mentre alcuni dei giocatori interpreteranno i tre grandi personaggi del film, quindi il sceriffo, vice sceriffo, non ricordo, che cerca di battersi perché vengono chiuse le spiagge con lo squalo assassino che gira, o il cacciatore marino che vuole andare a ammazzare lo squalo gigante, e il biologo marino che va a scandagliare i fondali per capire cosa stia succedendo, un altro giocatore farà proprio lui, Jaws, lo squalo. Esatto. Il cui scopo sarà quello di non farsi trovare dai tre giocatori e mangiarsi il più possibile di bagnanti in giro. Mentre invece i tre altri giocatori dovranno collaborare per cercare di agganciare due barili allo squalo e fermarne così la sete omicida. All'inizio di ogni turno ci sarà un evento particolare, sempre tratto dal film, che andrà a modificare un po' le cose per spawnare nuovi bagnanti, e i giocatori dovranno cercare così di salvarne il più possibile, di passarsi ai barili che mano a mano potranno essere piazzati sull'acqua e scandagliare il fondale marino per cercare di capire la posizione in cui si trova lo squalo, che si muove in modo nascosto, in un modo non tanto diverso da uno Scotland Yard molto semplificato. Tutte le volte che lo squalo passerà su uno di questi barili galleggianti dovrà comunicarlo, ovvio che non sapremo mai se si tratta della sua prima, della sua ultima mossa, perché lui ha tre azioni più quattro poteri buffi da utilizzare all'interno del suo turno, e quindi sarà veramente un po' articolato riuscire a capire dove si trova. Una volta terminato questo gioco, poi volendo si può passare alla fase successiva, che è anche la seconda parte, il secondo tempo potremmo dire, parlando di film, dello squalo, e quindi ci troveremo sulla barca. I tre si troveranno faccia a faccia con lo squalo e dovranno riuscire a ucciderlo, mentre lo squalo dovrà cercare di rendere la pariglia ammazzandoli tutti e tre, o anche più semplicemente sfasciando loro definitivamente la barca e lasciandoli così annegare in mezzo al mare. Sì, è di quella brutalità grossa che mi piace tanto questo gioco, non giudicatemi. Comunque, i giocatori umani dovranno cercare di utilizzare al meglio il loro scarso equipaggiamento per riuscire a anticipare dove andrà a spawnare lo squalo in tre posti possibili, sapendo che questi tre posti sono indicati da alcune carte e che il giocatore squalo dovrà scegliere una di queste in maniera nascosta. Questa carta non solo gli rivelerà il posto dove andrà a attaccare, ma anche il suo grado di difesa dagli attacchi dei giocatori. In più avrà una serie di carte bonus e più bagnanti sarà riuscito a mangiare nella parte del gioco precedente, tanto ne più avrà a disposizione in questo momento per fare simpatici attacchi a sorpresa, con tanto di pedinozzo simpatico con la faccia iconica dello squalo che va. E la frase che sentirete di più al tavolo è: eccolo lì, sto infame, lo sapevo che finiva lì, non là! Perché i giocatori proveranno a mirare, ma in caso di armi in cui andremo a sparare dei colpi, queste andranno a finire, quindi uno andrà magari a sparare nell'acqua e lo squalo farà cucù dall'altra parte e gli andrà a mangiare la prua. Ecco, questa è la cosa bella dello squalo, la grandissima immersività in cui va a inserire i giocatori. Se siete amanti del film, tanto meglio, troverete veramente pane per i vostri denti, e se farete lo squalo anche barche, pontili e bomboloni del gas. E la cosa ancora più bella è che anche avulso, guardate, dal discorso del film, si tratta di avere in una sola volta due giochini deduttivi simpatici che si possono fare anche separati tra di loro, ma che sicuramente guadagnano di bellezza se fatti nell'ordine giusto uno prima dell'altro, con le azioni fatte bene nella prima parte che andranno a influenzare positivamente la seconda, e per gli umani e per lo squalo. E quindi per il resto sì, c'è un minimo di fortuna che è dato dal fatto che sia gli attacchi dello squalo che quelli degli esseri umani, e sono dati dal tiro di dati da 6, in realtà con facce poi più o meno simili tra loro, cioè nulla o un danno o due danni, però il fatto che entrambe le fazioni siano soggette a questo minimo di area porta anche a partite un po' diverse e porta anche a un giusto equilibrio. Non è come quei dinosauri in cui loro possono girare a fare quello che vogliono, io se voglio arrampicarmi su un muretto devo già cercare di fare 5 o 6 e buttarmi via le carte.
Questo è ciò che volevamo da Mamma Ravensburger, questo è il suo ritorno in grande stile ed è ciò che volevamo, forse addirittura meglio di Villanus. Sì, mi ci sono divertito veramente un sacco, sarà che ovviamente avrò fatto la parte dello squalo assassino, però la sfida è stata veramente ricca di suspense, costruita bene, con un meccanismo che veramente tiene sempre in tensione non solo i giocatori umani, ma anche lo squalo stesso, cercare di non venire riconosciuto, cercare di sfuggire ma nello stesso tempo mangiare il più possibile di persone per accumulare le carte per il turno dopo, cercare nella seconda parte di non prendere troppi danni e scegliere con accuratezza quali parti di barca distruggere, sapendo che alcune si possono distruggere subito e altre invece avranno bisogno di un po' più di tempo e di turni per riuscire a venire eliminate, sapendo che alcune mosse permettono di buttare nell'acqua i giocatori umani e dargli ancora un morso così di simpatia. Ecco, questa è la cosa bella di questo gioco. È divertente, è veramente pieno di tutte le cose belle e divertenti del film, che poi non era una commedia, per carità, però intrattenente, intrattiene veramente un sacco. Perciò mi rivolgo, dato che fanno parte della stessa casa, all'autore di Jurassic Park. Amico di Jurassic Park, cerca di imparare un po' dall'autore di questo titolo, che forse così capirai come va fatto veramente un adattamento filmico in un gioco da tavolo. E sì, sto facendo sarcasmo perché la stessa persona, Prosper, ha fatto anche il gioco di Jurassic Park, solo che uno è al 15° posto della classifica e l'altro è al 2°. What the fuck? Cancelli automatici. Così in barba anche alle censure di YouTube. Signori, questa volta è stata davvero un'intensa cavalcata, ma arriviamo alla prima posizione di questa classifica per un titolo che manco avrei immaginato che avrebbe raggiunto la prima posizione, anche perché ero fieramente convinto che il pinnato che la smetto avrebbe conquistato come re del mare anche il gioco Aosta 2021. Poi però, cacchio, è arrivato questo titolino con grande umiltà, per il quale è successa la stessa magia che è successa in altre edizioni precedenti di Video Gioca Aosta, e cioè non ho saputo più di tanto cosa scrivere nello spazio dei difetti. Vincitore di quest'anno è stato proprio Bumuntu, un titolo molto scacchistico che non dovrebbe avere a che fare neanche tanto con un'ambientazione, perché è piuttosto astratto, ma nello stesso tempo invece ci riesce, portandoci all'interno dell'Africa nera con tutti i suoi simpatici animali, ognuno con un modo diverso di movimento per la nostra pedina. Se lo squalo dal lato suo aveva il divertimento totale, ma effettivamente è poi un giochillo deduttivo simpatico, che chi vuole qualcosa di più sul lato deduzione magari potrebbe trovare anche un po' troppo semplificato, invece in Bumuntu abbiamo un gioco semplice, preciso, elegante anche questo, che però è davvero forte. Ogni singola partita sarà diversa da un'altra, è impossibile riuscire a fare due partite uguali con meccanismi che sono sempre gli stessi. Si parte con una classifica che rappresenta i vari animali rappresentati dai tesseroni, anche belli, tosti, grossi, e ognuno di questi darà punti a fine partita se accumulato in un certo modo, partendo da 2 punti per tessera di quel tipo di animale, che il più alto ha, mi pare, una maggioranza in cui il primo, chi ne ha di più, ne prende 3 e chi ne ha di meno ne piglia solo 1. Questi animali sono però inseriti casualmente all'interno della classifica e poi si passa al gioco succoso vero e proprio, ovvero noi dovremmo muoverci con la nostra pedina partendo da una di queste tessere e fare una mossa, una semplicissima mossa. Ma se decideremo di utilizzare il potere buffo dell'animale che sta nella tessera sotto di noi, allora potremo magari fare anche
più mosse e recuperare la tessera proprio di quell'animale mettendola nella nostra riserva segreta. Abbiamo quindi così tutta una varietà clamorosa di movimenti, dall'animale che permette di muoversi di numero di caselle che vogliamo, ma basta stare nella stessa direzione, a quello che ci permette di spingere via le pedine avversarie, a quello che ci permette di semplicemente scalzarle di fianco, a quello che ci fa muovere di tot e di far ripetere lo stesso movimento a tutti gli avversari. Ecco, in questo modo articolato mano a mano andremo sempre più a prendere le pedine e spesso ci troveremo su caselle vuote per le quali per il movimento è necessario solo uno spostamento e quindi andare avanti a uno finché non riusciamo a risalire su alcuni di questi animali. In più, molti di questi animali ci permettono di avere tre bonus a disposizione. Uno, le banane, il cibo però sono gettoni, banana, quindi diciamolo le banane, che permettono di compiere mosse bonus all'inizio del nostro turno e poi due modi diversi di fare i punti, gli uni chi avrà il più alto numero di questi simboli prenderà un certo tot come indicato in una scheda che tutti hanno in comune e un altro invece che sarà un'ulteriore maggioranza, chi avrà più simboli di un certo tipo prenderà quei punti a fine partita al secondo degli altri. Interessante poi come vengono gestite queste maggioranze, perché alcuni di questi animali hanno uno sfondo nero che farà sì che una volta presi, oltre a usare il potere di quell'animale, ci permette di switchare, di invertire due posizioni vicine di questa classifica e quindi far abbassare o alzare i punti di un certo animale, creando veramente lì sì casini totali e l'odio più clamoroso verso i vostri amici avversari, che come vi dico è sempre cosa buona e giusta al tavolo da gioco, non è vero, mi dissocio. C'è poi da dire che in caso di parità sia per il numero di animali sia per questi simboli i giocatori prenderanno tutti il punteggio più basso, quindi quello del secondo posto. Bisognerà fare molta attenzione a gestire anche accuratamente questi pareggi per riuscire a arrivare alla vittoria. E basta, che altro dire? Già in questo modo il gioco dà una varietà di mosse incredibile, una varietà di azioni clamorosa. Gli amici scacchistici saranno contenti perché hanno da pensare, gli amici meno scacchistici saranno contenti perché le mosse sono tutte ben spiegate dalla plancia che ognuno ha davanti a sé e quindi non bisogna stare a ricordarsele più di tanto. Gli amanti della rigiocabilità saranno contenti perché ogni volta si gioca con animali in posizioni diverse, quindi come detto le partite non saranno mai uguali tra loro. In più due animali vengono tolti per ogni partita, quindi di nuovo variabilità. L'unico difettino che posso trovargli è proprio il fatto che magari l'ultima persona che va a prendere l'ultimo di questi animali con lo sfondo scuro può andare a fare una modifica all'ultimo secondo, che potrebbe variare di un po' il conto finale dei punti, perché poi la partita si chiude quando viene preso proprio l'ultimo di questi animali con lo sfondo più scuro. Però, tolto quello, è veramente la somma di tutte le cose buone che ho trovato nei giochi precedenti di questa classifica. Ambientato al giusto, interessante, giocabile un po' da tutti, ma mai scontato e molto utile per far lavorare il cervello. Quindi, so che non ne parla praticamente nessuno, non lo so, non l'ho sentito così tanto nominare questo Bumuntu, ma ve lo dice il Tux, dateci un'occhiata, provatelo e poi venitemi a dire se vi è piaciuto oppure no. E se non vi è piaciuto, pazienza, siete delle brutte persone che vogliono distruggere gli animali dell'Africa e quindi non va bene, non è vero. Pensate quello che vi pare, ma parliamone, dibattiamone sotto a questo video, così mi direte se ho fatto bene a mettere addirittura prima posizione in questo caso, quindi non re del mare ma re della foresta, il tal Bumuntu. Ah, ok, e così in mezzo alle liane concludiamo questo classificone immenso dedicato al Giocaosta 2021. Che dire, qualche ringraziamento doveroso va sicuramente a tutti i volontari della manifestazione, che ormai sono più di 300 e riescono a far funzionare quel meccanismo in un modo incredibile che neanch'io so come, riuscendo a mettere su eventi, escape room e tutto quando ancora siamo ben incasinati in termini pandemici, ma procedendo nel migliore dei modi e in piena sicurezza. Quindi
che dire, se già facevo chapeau, mo faccio chapeau con due cappelli, perché non so che altro fare. Inoltre li ringrazio anche molto per la novità di quest'anno, che mi ha fatto sentire parte dell'alta borghesia ludica. Non è vero, cioè la possibilità di avere il tavolo Tux Movies, in cui sono riuscito a fare tante partite in orari un po' più caldi, e che mi ha permesso anche di conoscere tanti colleghi che magari non conoscevo fino a prima. E devo dire che anche da questo punto di vista questo gioco a Osta è stato particolarmente bello a livello umano. Ho potuto fare partite con amici vicini e lontani e trovarne qualcuno di nuovo. Quindi bello, semplicemente bello. Diciamo che sta diventando davvero un punto di ritrovo assoluto per tutti i giocatori, quantomeno d'Italia, posso già dirlo, rispetto alla grossa manifestazione degli ultimi anni. Quindi si va a Gioca Osta perché si fa un'esperienza bella e basta. Ah, e ancora ringraziamenti sentiti per la birra Gioca Ostana da testare, che è stato un unboxing interessante e ad aiutato soprattutto, contando che la partita successiva al beveraggio è stata quella Jurassic Park. E così diranno: ah, vedi, non l'hai visto bene perché è sotto effetto di alcol. Ok? E grazie anche a Asmodee per la consegna del Loopy Looper, che probabilmente avranno saputo che mi piacciono molto i giochi che fanno girare le balle. Che tra l'altro ho potuto sperimentare più che nei metodi tradizionali in cui faccio orrore, con il sistema di averlo messo in valigia e aver capito che così può avere un'altra applicazione. Sto coso. Balle. Gira, gira sta balla, gira sta balla, gira sta balla, gira sta balla delle balle, gira e gira e gira e gira e gira e gira e gira, infame, infame, e gira e i prodotti piazzamento Gold Books. E detta questa, direi che ci salutiamo e ci vediamo in un nuovo video che non so ancora cosa sia, anche se qualche idea più o meno gira. Alla prossima!